Ciao miei giovani Padawan e bentornati in un nuovo video. Questo di oggi è un video un po' particolare perché parliamo delle chiavi ed in particolare della chiave di violino. Che cosa sono queste chiavi? Le chiavi che si trovano all'inizio di un pentagramma, come per esempio queste due chiavi, chiave di violino e chiave di basso, ma ce ne sono diverse altre, ci indicano in che modo dovremmo leggere le note sul pentagramma. Che è un po' dire tutto e dire niente. Noi siamo abituati, e chi segue il mio canale lo sa, siamo abituati a leggere le note in un certo modo, quindi sappiamo che a quella posizione sul pentagramma corrisponde esattamente quella nota. Ma se vi dicessi che non è proprio così? In realtà noi impariamo, perché il mio canale è un canale sul violino, comunque sulle basi, diciamo, della lettura musicale, impariamo a leggere le note in chiave di violino. Ma ci sono appunto altre chiavi, e queste altre chiavi ci dicono che cambiando un po' l'ordine di alcuni elementi e quindi cambiando la chiave, quelle che siamo abituati a leggere in un certo modo in chiave di violino sono note che in quelle altre chiavi cambiano nome. Ma cerchiamo di spiegarci meglio e di capirci meglio. La chiave ci indica la posizione fissa di una nota. La chiave di violino si chiama anche chiave di sol. Che significa chiave di sol? Significa che ci sta indicando la posizione fissa del sol. Vedete, su questa chiave di violino che ho disegnato ho messo una piccola pallina. Questa piccola pallina ci fa notare che il ricciolo interno della chiave di violino comincia sul secondo rigo. E indovinate un po', quale nota si trova proprio sul secondo rigo? Il Sol. Quindi ci sta dicendo questa chiave che cosa? In questo momento noi leggeremo tutte le note partendo dal presupposto che questa fissa è un Sol, il che significa che tutte le altre note verranno di conseguenza, per cui nel secondo spazio ci sarà il La, sul terzo rigo ci sarà il Si. Sotto al pentagramma qui ci sarà il re, eccetera, eccetera. Ma che cosa succede se un'altra chiave ci indica qualcosa di diverso? Come per esempio nel caso della chiave di basso. Ora, innanzitutto io mi scuso con tutti i bassisti, i pianisti e tutti coloro che leggono in chiave di basso, io non la so disegnare. Ma ho una certezza, la chiave di basso si chiama anche chiave di fa. E quindi che cosa fa? Ci indica la posizione fissa del fa. E ce lo indica in questo caso con i due puntini. E quindi ci dice il Fa in questo caso si trova qui. Ma come, direte voi? Questo non è un Re. Certo, è un Re in chiave di violino, ma in questo caso siamo in chiave di basso. E in questo caso è un Fa. Per cui di conseguenza, se questo è un Fa, tutte le altre note avranno un nome diverso rispetto alla scrittura sul pentagramma in chiave di violino. E quindi se questo è un Fa, la pallina successiva nell'ultimo spazio, che in chiave di violino è un Mi, sarà un Sol e così via. Quindi partendo da una nota fissa che chiamiamo in un modo, di conseguenza ci ricaviamo tutte le altre. E questo vale per tutte le altre chiavi. Ma nel video di oggi, oltre a tutta questa spiegazione, diciamo un po' più tecnica, volevo anche raccontarvi una piccola curiosità sulla chiave di violino. Abbiamo detto che la chiave di violino si chiama anche chiave di Sol e infatti vi facevo notare qui che la nostra chiave di violino comincia sempre sul secondo rigo. Certo, questa l'ho disegnata io, ma se prendete qualsiasi libro stampato, la chiave di violino comincerà sul secondo rigo, perché questo ci indica la nota fissa, il Sol. Ma questo simbolo così carino della chiave di violino, da dove è venuto fuori? Dovete sapere che in inglese le note non si chiamano Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ma si chiamano con delle lettere. Il Do è C, il Re è D, il Mi è, il Fa F, il Sol G, il La A, il Si B e chiaramente poi, ripetendo il Do, di nuovo C. Come potete vedere, il Sol è una G ed è proprio dalla G che è nata la chiave di violino. Ora, il mio disegno è un po' bruttino, ma spero che renda l'idea. Questa è una G in stampatello, diciamo più o meno, in base a come ognuno la disegna, ma se la immaginassimo in corsivo, con una scrittura corsiva dell'epoca, no? Un po' calligrafica per così dire, e proviamo ad immaginare come nel tempo questa G si possa essere evoluta, sarà facile capire come sia diventata la moderna chiave di violino, che io faccio così un po' cicciottella. Anche perché considerate che oggi ci sono i libri stampati e quindi si scrive la musica con i programmi al computer, ma anticamente si scriveva tutto a mano, per cui è facile che nel fare un simbolo, che voleva essere appunto una G per segnalare che siamo in chiave di Sol, quel simbolo arricciandosi nel tempo si sia trasformato in una chiave di violino. Bene, io spero che questa piccola pillola di curiosità sulla chiave di violino sia stata interessante. Fatemi sapere nei commenti se volete sapere qualcos'altro su questi simboli che si trovano sul pentagramma, perché è mia intenzione raccontarvi tutta una serie di altre cose anche su altri elementi, come per esempio i segni di espressione, i segni dinamici, alcuni simboli particolari, eccetera. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate, seguitemi su tutti i miei social, ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Ci vediamo nel prossimo video. Studiate, ciao!